ce la farò mai. Ancora? Ancora con questa intimidazione moderna? Ancora? Oh, è questione di pratica, tu ti devi impratichire. Come? Come? Lo so io come. Adesso chiamiamo un numero a caso. A telefono. Io tu lo menaggio. Però mi raccomando, ci farei venire verma a chi? Faccio venire verma a chi? Vai, squilla, aggressivo. Pronto? Pronto? Sì, che stai parlando con me? Io ti taglio la lingua e la uso per pulire i bagni pubblici di Catania, perché tu sei un infame, sei un fetoso. Amalia, chiama i ragazzini che hanno chiamato i Teletubbies. Hai visto? Sì. Ma ha chiamato Teletubbies? Ma dico io, maleducate, ma chi è il modo di trattare le persone? C'è uno che minaccia civilmente, poi così risponde. Ma dico io. Chi è? E chi è un altro? Ah, ragazzi, ma lo sa tu male che ti sei fregato il cellulare? Scusate assai, guardi, non mi dica nulla, lo so che non è orario di colloquio, però le devo dire una cosa importantissima. La manovra di Ibsen consiste nella compressione delle gonadi al fine di rendere flebile la voce. E che sono le gonadi? Ferma, che forse ho la soluzione, mettete così, ferma. Metto così. Parla, dice qualche cosa, una poesia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Oh, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia, aspra e forte, che nel cammin rinnova la paura. Lo vedi? E cosa? Funziona! Funziona! Fenomeno! Che professore, col cessato va bene il viola e l'argento, oppure top rosso Chanel che fa chic. Adesso mettiamo un po' di indurente, perché questo inghiazza così. Ma professore, che ha squartato a qualcuno? Ma e poi, ma c'è che schifo, questi pellicina, questi brutti, no, li tagliamo subito, li dobbiamo, questa manuzza, paurosone. La buona riuscita dell'intimidazione verte su quattro punti. Il primo punto è il linguaggio non verbale. Il secondo punto è la tonalità della minaccia. Il terzo punto è la costanza. E il quarto punto è l'azione terrorizzante. Professore, ci spiego. No, c'è un'ape. C'era un'ape e praticamente io sono allergico alle ape. Se è vero che se mi punge dentro una zampogna, poi le iniezioni, non le dico. C'era quest'ape e mi sono nascosto qua sotto. Professore, com'è andato l'esame? Non è andato. C'è la luna in mezzo mare, mamma.